con il presidente Binaghi le voglio ancora più bene, perché mi ha detto che il rugby è un suo sport e noi ci occupiamo anche di sport, quindi con il presidente Marzio Innocenti c'è una grossa sinergia. Le vittorie della Coppa Davis, la vittoria dell'Italia con la Scozia, quando vince uno sport vince tutto lo sport italiano. Sì, ma insomma, diciamo che c'è sport e sport, in questo senso il tennis e il rugby sono due grandi sport, perché non solo hanno una grande storia, sono diciamo, degli sport nobili, ma anche perché muovono grandi masse, così come abbiamo visto all'Olimpico, l'ultima gara della nazionale di rugby, e così come stiamo vedendo in Italia per il tennis, la gente è completamente impazzita, ormai parlano tutti di tennis, e il nostro è finalmente, insieme al padre, è diventato uno sport molto popolare. Io amo il rugby, ma come ho spiegato al mio amico Marzio, non ho capito ancora tutte le regole, quindi ogni volta lui mi invita alle partite della nazionale per spiegargli le regole, le poche regole che ancora non capisco, ma questo entusiasmo che devo cercare di gestire nel tennis in Italia oggi mi ha ancora impedito di poter vedere una partita con lui e colmare queste mie deficienze. Le do un consiglio, bisogna entrare nello spirito di uno sport per capire poi le regole, mi ci è voluto tanto anche a me. Presidente, si vede delle foto, io mi ricordo ero ragazzino quando vincemmo la prima Coppa Davis nel 76, ci sono le foto in bianco e nero, avete regalato voi come federazione, ma questi ragazzi che lei ha detto sono dei bravi ragazzi, diversissimi fra loro, Musetti Estro, Sonego tanto lavoro, come tutti gli altri, ma Sonego forse ancora di più, e Yannick Sinner, io credo che più del braccio, questo ragazzo ha una maturità e ha una mente superiore nel senso sportivo, ma non solo, quindi è una squadra completa ma diversa. Sì, condivido, aggiungerei anche Matteo Berrettini che lo aspettiamo, e aggiungerei che l'amalgama è data dal fatto che sono dei grandi amici, soprattutto ognuno di loro è un gran bravo ragazzo, questo moltiplica esponenzialmente le loro qualità. Presidente, grazie, con l'augurio la Coppa Davis rimanga in Italia. Grazie.